quando ho cominciato a scrivere il libro, che poi ho titolato Portati o Pigiama, in realtà ero animato più dalla voglia di raccontare questi episodi per far sorridere un po' di amici e persone a cui pensavo il libro sarebbe stato diretto o magari a cui l'avrei regalato. In realtà poi, mettendolo insieme e avendo la voglia di dedicare qualcosa che fosse più di un solo pensiero a quello che era stato il mio capo, il prefetto Manganelli, in realtà è venuto fuori un qualcosa molto più complesso, ma che ha conservato il carattere della linearità e della semplicità, cose a cui sono sempre affezionato in tutte le cose che faccio. Infatti poi alla fine il libro si è trasformato in una bellissima dedica a due figure, quella del poliziotto, il poliziotto che io definisco silenzioso e anonimo, che in ogni giorno sa assicurare ai cittadini la tranquillità, quella che viene definita sicurezza sociale, e a un'altra figura, quella dell'uomo che sa interpretare davvero le istituzioni, cioè colui che assume un compito istituzionale e lo sa interpretare fino in fondo. Io credo di essere riuscito in questa opera, raccontando queste due figure, raccontandole poi in questo viaggio attraverso una umanità così variegata, come se fosse una sorta di collage sociale, di uomini, di donne, di giovani, di ragazzi, di storie allegre, divertenti, ma anche tanto, tanto tristi. E poi il libro mi ha regalato adesso un'esperienza nuova, quella degli incontri, quelli dei momenti insieme a tante, tante altre persone. E lì lo dimostrano questi eventi che stanno accompagnando il percorso divulgativo del mio libro, come quello appunto che ho fatto con gli amici miei dell'EUR, con tante persone mi sono venuto a salutare, con l'incontro col territorio dove ho parlato di accoglienza, di come questa città mi ha saputo accogliere, mi ha voluto accogliere, e quindi con la voglia di dedicare anche a questo territorio la mia piccola opera, e quindi occasioni che mi mettono a confronto con, non solo con amici, ma con persone che mi vengono a chiedere pezzi della mia storia e della mia vita. Quindi devo dire è un'esperienza che si sta man mano completando e di cui sono grato veramente a tutti. Ragazzo, ho sempre pensato che uscendo solo di giorno si può osservare solo una porzione del mondo. C'è tanta gente che circola nel buio e che non si incontra mai con quella del giorno. Io ho sempre amato il giorno e la notte. Anche in ciascun essere umano c'è un giorno e una notte. Quando ho cominciato a lavorare in polizia, dal primo giorno sono rimasto affascinato dall'opportunità che avevo di vedere uno spaccato di società, che si può vivere una vita intera senza mai incrociarlo. Mi si è aperta così una finestra su vite che non avrei mai visto. Ho avuto l'opportunità di entrare nelle case della gente povera e ricca, in quelle delle persone per bene e anche dei delinquenti, e di rendermi conto di come tutti vivono. Il mio lavoro è stato lo strumento per comprendere meglio l'umanità, le sue sofferenze ed anche le sue strane regole. Tutto ciò rappresenta la grande ricchezza di questo mestiere. Io sono stato veramente molto fortunato a farlo. Ho sempre pensato che se una telecamera nascosta filmasse la vita giornaliera di un qualunque poliziotto,
in un qualsiasi ufficio di polizia o a bordo di una qualsiasi volante, si potrebbe realizzare uno tra i più interessanti film della storia del cinema, dove la stravaganza della realtà farebbe a gara con la più fervida fantasia. In questo libro ho provato a raccontare tutto ciò attraverso le tappe basilari della mia carriera di poliziotto, svolta tra Napoli e Roma. Ne affiorano tanti vissuti paradossali, racconti spesso tragicomici, in cui risalta da un lato l'indulgenza di chi è tenuto a offrire sicurezza e dall'altro l'umanità di gente che spesso, in condizioni di disagio psicologico, vive al di fuori della legge degli uomini e in certi momenti mette completamente a nudo le proprie debolezze. Ecco, questo libro vuole essere un omaggio all'umanità sempre.